Siamo arrivati alla pagina dello sport, in apertura in questa edizione il ciclismo, perché parliamo dei successi colti dalla squadra lucchese Amore e Vita Prodir nel Giro del Portogallo. Vediamo. Amore e Vita Prodir scatenata in Portogallo. Dopo la vittoria in volata di Davide Apollonio nella prima tappa, alla volta a Portogallo è arrivato anche il trionfo di Marco Tizza nella quinta tappa. L'atleta brianzolo è stato protagonista della fuga di giornata e a 2 km dal traguardo ha staccato tutti, giungendo in solitaria sull'arrivo in salita di Guarda, precedendo lo spagnolo Marque, l'australiano Dempster ed il francese Gernalec. Con questa vittoria Tizza incornicia una stagione già positiva che l'ha visto cogliere il 10º posto ai campionati italiani e una vittoria di tappa al CBU Cycling Tour. Per Amore e Vita Prodir invece è il 9º sigillo stagionale. È tutta la stagione che siamo protagonisti in Italia e in Europa, ha commentato il team manager della squadra, Cristian Fanini, e questi sono risultati importanti che ci ripagano del grande impegno che mettiamo nel team ogni santo giorno. Fanini ha ringraziato tutti gli atleti, i direttori e lo staff, perché sono veri professionisti, ha detto, e si meritano di vivere queste incredibili emozioni. Ed ha dedicato questo ennesimo successo agli sponsor della squadra. Una notizia riguardante la Lucchese. Il centrocampista offensivo Edgar Albani, classe 2001, ha lasciato il ritiro della Lucchese ed è rientrato definitivamente a Bergamo, la sua città. Nessuna incomprensione con lo staff tecnico o con i dirigenti, si legge in una nota della Lucchese. Nessun problema economico alla base della decisione del giocatore. Semplicemente Albani non ha retto alla lontananza da casa e già poco dopo il suo arrivo a Lucca ha manifestato l'intenzione di tornare a Bergamo. Accade anche questo. E adesso ci spostiamo a Viareggio per parlare di giovani e calcetto uniti nel segno dell'aggregazione. Il GOT FC vince ai rigori 7-6 la finale e si aggiudica la prima coppa il più e il meglio. Al secondo posto e premio speciale Fair Play, la squadra degli Scarponi, un gruppo di amici arrivati da Viareggio. Moltissimi adolescenti del territorio si sono ritrovati all'oratorio Il Colosseo di Camaiore per l'iniziativa resa possibile dal progetto Manchi Solo Tu di Crea Cooperativa Sociale. Un lavoro di aggregazione che le cooperative Crea e Compass stanno portando avanti come opera di prevenzione dei comportamenti devianti e di socializzazione mediante opportunità educative. Ragazzi e ragazze che hanno potuto trovare nuove amicizie e soprattutto nuove attività. Il calcio è un veicolo, no? Come lo sport in generale. L'importante è, ecco, che questo torneo qui è un torneo in cui abbiamo rimarcato ai ragazzi che lo scopo è quello di divertirsi, di stare insieme in maniera rispettosa l'uno degli altri. È un tentativo che sta riuscendo perché finora non ci sono state grosse problematiche. Quindi noi questo è il nostro primo obiettivo. È tutto per lo sport, adesso la pubblicità e poi torniamo con la terza parte.